Guarda come fila! Guarda come fila! Signori, gnocchi alla Sorrentina. Voi non ci crederete, ma forse stanotte non vi posso dire cosa ho sognato perché sennò mi prendete per matto. Oggi è domenica, oggi è tra virgolette giorno di sgarro, posso mangiare quello che voglio fuori dal mio regime alimentare e una cosa per cui io vado matto, penso che l'abbiate già capito negli altri video, sono gli gnocchi. Siamo praticamente nel cuore dell'estate, si cercano profumi freschi, piatti estivi e noi giustamente andiamo a accendere il forno in modalità grill per fare la gratinatura degli gnocchi alla Sorrentina. Questo è un piccolezzo. Oggi, signori, andiamo a fare gli gnocchi alla Sorrentina, lista della spesa. Ma prima della lista della spesa io ti ricordo che ogni volta, se ancora non l'hai fatto, è di iscriverti al canale accendendo la campanella per non perderti i prossimi video e recuperare quelli vecchi e supportare il contenuto con un mi piace e scrivendomi con quale combinazione secondo te migliore tu abbia mai mangiato gli gnocchi. Lista della spesa. Allora, io vado a fare gnocchi per 3-4 persone. Dovremmo utilizzare un tuorlo d'uovo ogni circa 500 grammi di patata. Farina io vado a utilizzarne indicativamente circa un quarto sul peso delle patate. Qui ho 250 grammi di farina 00. Andrò a cuocere un chilo di patate e capiremo che sono pronte quando con l'utilizzo di uno stuzzicadenti le andremo a bucare e riusciremo a entrare dall'inizio al cuore della patata con la stessa facilità e non opporre resistenza. Poi ci servirà una cipolla per fare il fondo, della passata di pomodoro, basilico a mai finire, della mozzarella a fior di latte e del parmigiano reggiano che c'è in frigo. Allora, mentre che le patate vanno, noi prepariamo tutto il resto della linea. Andiamo a preparare la base per il soffritto. Metterò una cipolla, due spicchi d'aglio, introduciamo la cipolla, un gambo di basilico, aggiungiamo un pizzico di sale, cipolla, e aggiungo anche un goccio d'acqua così diventa bella trasparente e non diventa scura. La facciamo andare piano piano. Andiamo a tagliare la mozzarella a quadratini e la facciamo sgocciolare, così poi quando andremo in gratinatura non ci farà l'acqua, e la facciamo sgocciolare. Allora, dopo circa 35-40 minuti, quando le patate, vedete, saranno completamente cotte, il nostro stuzzicadente entrerà agile, le andiamo a tagliare a metà con tutta la buccia, le mettiamo dentro lo schiacciapatate con la parte nuda all'interno e le andiamo a schiacciare disponendole larghe. Come vedete la pelle, la buccia rimane all'interno e non siamo diventati ma a pelarle e abbiamo evitato anche di fare scarto. Questo vapore è tutta umidità, umidità che vi rendete conto è acqua, e acqua che in un secondo momento ci richiederà più farina per andare a strutturare l'impasto. Finché faranno vapore ci conviene stare attenti, perché? Perché noi adesso dovremo andare a introdurre i tuorli. Se noi adesso andiamo a introdurre i tuorli con le patate calde, vi rendete conto che vanno a coagulare le proteine dei tuorli andando a cuocerci i tuorli precedentemente. Aspettiamo un attimo che si raffreddano, saliamo tuorli, cominciamo a incorporare i tuorli e successivamente la farina. Lo facciamo andare piano piano in modo che la cipolla, a pare che è già anatropea, quindi è già dolce, scarichi diventi ancora più dolce. Guardate, la nostra cipolla da tanta che era si è ridotta e facciamo andare finché non tira. Sale sugli gnocchi, i due tuorli, cominciamo ad incorporare i tuorli e cominciamo ad aggiungere la farina poco per volta. Ricordatevi che la patata, più farina gli andiamo a dare, più farina si prende, e non dobbiamo lavorarlo eccessivamente imprimendo tanta energia, perché sennò la farina sviluppa maglia glutinica e lo gnocco sarà gommoso. È sconveniente anche l'utilizzo di una planetaria per lo stesso motivo di prima. Dobbiamo lavorarlo circa, quasi come se fosse una frolla, poco e ad incorporare gli ingredienti. E noi per chilo di patate abbiamo utilizzato un quarto di farina. Ci aiutiamo spolverandoli con la farina e li andiamo ad aprire con le mani. E una volta che avranno la misura che vogliamo noi, possiamo usare un rigagnocchi, una forchetta, il metodo che più vogliamo. Il colpo dovrà essere delicato ma deciso. Diamo un colpo e li facciamo cadere. Una volta fatto ciò, li andiamo a setacciare facendo cadere la farina in eccesso e li teniamo da parte. Acqua a bollore, assaliamo e caliamo gli gnocchi, scolandoli appena verranno a galla, andandoli a finire il nostro fondo di pomodoro. Li impiatteremo, li andremo a mettere nelle varie cocottine con la provola e tutto quanto, e li metteremo in forno. Forno che abbiamo già fatto scaldare in modalità grill, in modo che una volta fatto, grill sotto il forno e ci siamo.
dentro col basilico fresco. Parmigiano grattugiato. Un filo d'olio e via sotto il grill. Guarda come fila! Guarda come fila! Ah, è là! La mozzarella. C'è il gratinato che fa troppo domenica. La sua masticazione non è gommoso. È la stracciatella che è dolce e grassa. È il sugo di pomodoro che si sente la cipolla. Devo andare a Napoli a mangiare gnocchi alla sorrentina con i veri. Cioè, quei veri, quelli di una nonna napoletana. Io vi ringrazio terribilmente. No, raga, sono assurdi. Io vi ringrazio terribilmente per l'attenzione che mi avete dedicato. Vi invito, se ancora non l'avete fatto, per supportare il canale, ad iscrivervi accendendo la campanella per non perdere i prossimi video e magari recuperare quelli vecchi. Lasciare un mi piace e commentare, come vi ho detto prima, con qual è la vostra combinazione perfetta di gnocchi. Cioè, come secondo voi lo gnocco dovrebbe morire. Secondo me è così e gorgonzola inutile. Ciao boys, grazie.